Spero sia un somaro. Salve, oggi un video volante. In tutti i sensi, perché primo devo sbrigarmi visto che sono in pausa dal lavoro e secondo perché voglio volare con il drone per fotografare un geosito che altrimenti sarebbe molto difficile da ammirare e apprezzare a livello della strada. La primissima cosa da fare prima di alzarsi in volo con il drone è verificare che l'area in cui ci si trova è consentito il sorvolo. Questo si può fare sull'unico canale ufficiale che sono le mappe di D-Flight, che si rifanno a loro volta alle disposizioni dell'ENAC. Qui, nello specifico, siamo in una zona gialla e quindi la quota massima consentita è di 45 metri. Altro requisito obbligatorio per usare il drone è l'assicurazione, mentre il patentino è obbligatorio solo per droni con peso superiore a 250 grammi. Fotografare con il drone è come scattare una foto con il cellulare. Infatti, le camere del Mavic Mini sono le stesse che montano gli smartphone di questa generazione. E servirà proprio uno smartphone per pilotare e per avere il ritorno delle immagini che cattureremo. Il diaframma della fotocamera è fisso a 2.8. Gli ISO in pieno giorno è meglio tenerli più bassi possibili per evitare il rumore. E quindi agirò solamente sul tempo di scatto, giusto per fare qualcosa. Quindi scattare una foto è quasi del tutto automatico. Spendiamo qualche parola riguardo il Pozzo del Merro. Si tratta di una dolina carsica, detto in maniera più chic un sinkhole, un buco, dovuto allo sprofondamento ad imbuto del terreno in seguito all'azione dell'acqua che scorre sottoterra ed erode le rocce calcaree di cui è composto il sottosuolo. Queste rocce risalgono al periodo del Giurassico, quando qui c'era un oceano e qualche atollo corallino stile Bahamas. I fioramenti di questa roccia sono molto evidenti in tutta la zona e dopo ne vedremo qualche campione. Il diametro della voragine in superficie è di 150 metri ed è profondo 80 metri. Dopodiché si arriva a questo laghetto, largo circa 30 metri, completamente ricoperto di orchidee ed altra vegetazione. Negli anni 70 la CEA studiò la composizione dell'acqua per provare a sfruttare il pozzo per la rete idrica potabile, ma i risultati chimici decretarono la forte presenza di zolfo. Un'altra sorprendente scoperta fu quella che, pompando l'acqua dal Pozzo del Merro, diminuiva il livello di un altro sinkhole molto simile nei pressi di Tivoli. La presenza di zolfo, e quest'ultimo fenomeno, ha fatto avanzare l'ipotesi che il bacino sotterraneo del Pozzo del Merro è strettamente collegato con quello che alimenta le terme solfuree di Tivoli. Abbandonata l'idea dello sfruttamento idrico, la curiosità si sposta su quanto fosse profondo il pozzo. Beh, i sommozzatori dei vigili del fuoco sono arrivati con uno speciale robot fino al suo limite operativo, cioè 392 metri, ma il pozzo sotto continuava. E questo rende il Pozzo del Merro il sinkhole più profondo e inesplorato del mondo. Per questo è stata avanzata l'idea di istituirlo monumento naturale, ma ancora non è stato preso in considerazione. Sapete come fa una mucca senza le labbra? Dopo aver fatto la conoscenza di questa mucca, che ho deciso di chiamare Bacca Carla, mi spingo 50 metri più lontano alla ricerca di un altro pozzo molto più piccolo, che su Google Map nemmeno compare. Si tratta del Pozzo Sventatore, stessa identica natura, solo più piccolo. Sì,
Prima di addentrarmi alla cieca, uso il potere del drone per riuscire a vedere dall'alto qualcosa e andare a colpo sicuro. Il pozzo, eccolo là, sembra un unico cespuglio, ma fidatevi che sotto c'è qualcosa. Dalle immagini sul telefonino non mi rendo conto, ma si vede un pezzettino di recinzione e il pozzo deve essere per forza quello. Io non vedo niente. Ah, mica questo? Eh già, è proprio questo. Ti credo che non si vedeva. Tiè. C'è una cupola di vegetazione fitta. Un po' che si vede dall'alto. Una volta un tizio scrisse che a metà della sua vita entrò in una selva oscura, che era niente po' di meno che l'ingresso dell'inferno. Questo pozzo mi rievoca proprio quella descrizione. Beh, dopo questo breve trekking io torno indietro, dai. Ho visto a sufficienza quello che mi interessava. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like, commentate, condividete e al prossimo. Buona serata.